L'abbiamo chiesto da molti mesi ad Angela la disponibilità, è stata meditata, ponderata, come tutte le scelte serie non vanno fatte diciamo distinto ma vanno ponderate, quindi quando avevamo la disponibilità anche di tutto il centrodestra a sostenerla, e non è mai stata in discussione questa, diciamo, questa unità del centrodestra a Colle Valdelsa, abbiamo finalmente deciso di scendere in campo e di presentarla. E siamo molto contenti di avere Angela come donna di punta della coalizione, anche perché Angela riesce a andare oltre il perimetro del centrodestra colligiano, riscuotendo il sostegno e il consenso di tante persone, tanti cittadini che magari tradizionalmente non votano centrodestra ma che sono stanchi del Partito Democratico, che sono stanchi di un'amministrazione che non ha dato risposte, che anzi ha lentamente fatto morire Colle Valdelsa, non ha sprigionato le potenzialità e le energie di questa città, e che vede in Angela l'unica alternativa possibile e credibile per un cambiamento, che sia un cambiamento effettivo. Serve una donna, solo una donna può fare un cambiamento di questo tipo, serve una donna pragmatica, una donna abituata a lavorare, e Angela incarna tutte queste qualità. È una donna che lavora, una libera professionista, che è riuscita nella sua professione grazie alle sue capacità, e che ora si candida a governare e amministrare questa città, avendo un amore sconfinato per Colle, perché ha fatto un percorso sano, genuino, l'ha fatto prima come consigliere di maggioranza, poi si è candidata a sindaco e ha perso, non ha lasciato diciamo il l'agone politico, ma è rimasta per rispetto che aveva negli elettori e di chi gli aveva dato fiducia in questi 5 anni, dai banchi dell'opposizione ha lottato, ha portato avanti le prerogative e gli interessi dei colligiani, e oggi, forte di un consenso veramente ampio, si candida a governare la città con tutto il centrodestra.